Ok, oggi è l'11 giugno e continuiamo il resoconto di questo viaggio che si sta rivelando il sorprese, di avventura, di stronzate abbandonate e di un minuto di attraversata che poteva essere sintetizzato in pochi minuti invece di essere allungata come un pene in trazione. Da quello che sento, il sole sta ponendo fine alla vita degli ultimi mob in zona, a parte un coglione che galleggia nell'acqua. Allora, siamo qui in questa giornata soleggiante e calda alla ricerca di un posto freddo dove poterci allegramente congelare il vino. Il nostro caro Paradosso, come al solito, si dimentica di mangiare perché è troppo preso dal gioco. Adesso si guarda intorno, osserva il sole e cerca di capire attraverso il movimento dell'astro dove cazzo andare. E alla fine stiamo andando nella direzione, a mio avviso, sbagliata. Comunque, la serie è tua, puoi sbagliare quanto cazzo ti pare, come le faccio io dopo il gioco, quando ritorno indietro a cambiare zona. Naturalmente, per chi non lo sapesse, esiste una funzione in questo gioco chiamata F3 che permette di capire esattamente la direzione che si bisogna prendere per poter evitare di perdersi. Però utilizzare questo mezzo potrebbe risultare una sorta di trucco per i puristi di questo gioco. E allora, se esiste questa funzione, perché cazzo esiste se non la usa nessuno, oppure se la usa ma senza farlo sapere? Una cosa irrilevante. Qualcosa di rilevante è invece quella che secondo me è una direzione sbagliata. Adulti. Mi sa che forse quello che si sbagliava è l'unico, perché gli abiti stanno principalmente nella zona fredda, anche se in questa zona io non vedo un cazzo di niente di niente. Forse la neve invisibile. Mi sembra di sentire che in giro ci sono animali. E naturalmente è meglio abbondare che defiggere. C'hai già un sacco di carne, mettiamo lo stesso a rompere i coglioni a ste povere papere che stavano, l'unica cosa che stanno vogliono a fare è che stanno trombando per il momento che ci sono tutti. Pecore. E questo mi fa capire che la zona forse è quella giusta. Anche se sinceramente preferirei vedere della neve per essere sicuro. Comunque, andiamo avanti e vediamo questa zona che meravigliosa e eleganti avventure ci può offrire. Fondi. Anche le verdure fanno bene alla dieta. Però mi sa che se usi solo queste non servono un cazzo. Credo che anche le rosse servono, da quello che ho visto in altre situazioni. Ma che cazzo non ha fatto sta parola, non lo sapete?
Si va all'avventura, si va allegramente a zonzo per la foresta, cercando di arrivare in una fantomatica terra di mezzo chiamata, ricoperta di alla faccia del cazzo. Già sto immaginando quello che vuoi fare, vuoi scendere, incominciare a raccogliere risorse, perché da quello che vedo questo questa crepa è pregna di carbone, metallo, però non è il momento. Cerca di passare oltre e andiamocene via dei coglioni e non guardarla anche se ti piace. Vai avanti. Dobbiamo arrivare a quel clima gelido che tu adori tanto. Sì. Ci sono rocce con la mia sopra. Forse stiamo nella giusta direzione, anche perché comunque lo ripeto, visto che tu ti orienti con il sole, se stiamo nella giusta direzione, io sinceramente attribuisco questa cosa più al tuo culo rotto da competizione che alla tua bravura a orientarti con il sole, te lo dico subito. Tu e le caverne, vai avanti, avrai un sacco di tempo di esplorare dungeon, ziggurat e altre stronzate varie quando raggiungeremo la zona che ti sei prefissato. Ti sarai costruito una casa, probabilmente in stile gotico come piace a te, e alla fine, dopo che avremo fatto tutto, abbiamo posizionato tutto, ti potrai tranquillamente dedicare a rompere i coglioni a tutte le persone del mondo andando ad esplorare come Indiana Jones. Ok, che fa? Latte, che ti serve il latte? Mi sa che gli ingredienti per una torta non ce li hai, quindi o ti serve sul latte, nel caso vai in azienda che fanno molto di fare un dolce, oppure lo vuoi usare come antico, che nel caso ci imbattiamo in una strada e chiedo la Diceva, perché quella fottuta massa di una strega si butta quelle cazzo di costumi del mondo. È l'unico modo per avere un singolo a quei miscugli del tutto, no? E bere un certo latte. Sembra una cazzata, ma questo. L'abbiamo già sperimentato una volta, in passato qua. Ma fatto la serie di questo. Ha funzionato. La situazione è serena, tranquilla. Parliamoci molto chiaro. Io mi sto facendo i coglioni come le zucche che hai raccolto prima. Quindi, se ti dà fastidio che esprimo commenti noiosi, facciamo così. Quando non c'è qualcosa di importante, mi sto zitto, metti sottofondo musicale a palla e così le persone non pensano che io sono un uomo invisibile, va bene? Comunque, l'unica cosa che ti voglio ricordare è che sta tramontando il sole e che stiamo in una foresta dove tu massacri molto facilmente. E visto che la foresta di solito è un ottimo posto dove fa spammare ragni e zombie, sì, in fondo ho visto,
tante altre cose viscide che strisciano, ma la cosa principale, la mia preoccupazione, è che spugnino dei creeper, e nelle zone come questa spugnano, che è una bellezza. Io ti consiglierei, più di costruirti una casa, di scavare un buco nel terreno abbastanza profondo e seppellirtici. Fatti una pennica e poi... Vedo che mi hai preso la lettera. Dai. Fatti di schivare, ma se si vado sono un cazzo che con la natura che tieni sono... Ah, vuoi sperimentare? Ah, vabbè. Divertiti a sperimentare. Io più che sperimentare ti consiglierei, visto che hai tanto cibo da cucinare, di crearti qualche stufa e qualche forno supplementare e cucinarti le cose. Ma mi sa che già l'hai fatto. Hai creato le sciotole, i funghi, bingo, zuppa di funghi. E non ne fare troppe che non le permettono, su un altro ho spazio nell'inventario, quindi più che altro mettiti a cucinare. Cucina tutta sta carne, così finalmente la piantiamo ogni volta che ci fermiamo di dover cucinare come degli imbecilli. Sì. Ora sponda qua e metti il letto e facciamoci una dormita. Che domani sarà già il quarto giorno che siamo in viaggio e io di ghiaccio e neve ho visto una merita ceppa. La mattina è già arrivata, la carne è quasi completamente tutta cotta, si possono incominciare a eliminare le stufe, i forni in eccesso, si può incominciare a aprire il buco pronti per andarsene e si può completare questa sezione di gioco più velocemente perché le mie palle stanno incominciando a fumare peggio di quella fornace. Quindi esci fuori da questo cazzo di buco e mettili in viaggio perché mi hai strarotto i coglioni tu e le tue fissazioni. Perfettista. Bene. Grazie di aver tagliato la parte in cui ti metti a pisciare perché sinceramente non è interessante. Allora, si va sempre verso nord. Plausibilmente nord. Dobbiamo affidarci dei suoi calcoli approssimativi sulla direzione. La pianta di girare a destra e a sinistra come un coglione. E sempre per la forza del suo culo sfondato mi sembra di vedere delle montagne che possono in qualche modo essere coperte di neve. Ma ciò che vedo meglio, ci sono due pecore che stanno intrappettando questa vicenda. La cosa interessante è che vedo finalmente quello che si può definire un vero cioccolato. E visto che tanto mi dà tanto, adesso forse veramente stiamo andando nella direzione giusta. E quindi io ti dico, vi salutiamo qua e alla prossima. Sempre se non affondo la barca. Ciao ciao!